everything is super big. Ci siamo! Contro ogni previsione inizia la decima edizione del Toscano Enduro Series. Il meteo non è stato clemente, ci metterà a dura prova oggi, ma è proprio in queste occasioni che si vede chi fa la differenza in sella alle nostre bellissime bici. Le difficoltà iniziali non hanno impedito l'organizzazione dei bikeroni affinché si potesse svolgere una gara in completa sicurezza. Anche se i ragazzi del TES e i ragazzi dei bikeroni non sono scaramantici, un piccolo talismano, date le mie origini partenopee, serviva proprio e l'ho preso reale. Ma scherzi a parte, tanti i rider corsi qui a Piombino a mettersi alla prova, sono all'incirca 500 persone, ragazzi. Complimenti a voi e complimenti per il coraggio, perché ricordiamolo, è anche in queste condizioni che ci si corre. Adesso vado allo stand Yamaha a recuperare la mia Moro 07, mi incammino sui sentieri di gara e posso dirlo, ragazzi, godetevi il decimo anniversario del TES, benvenuti a Piombino, parte ufficialmente il Ti Porto in Gara del TES 2024 di Piombino. Ale, andiamo! È arrivato il mio momento di partire. Vado a ritirare la mia bellissima Moro 07 allo stand di Yamaha. Buongiorno a te, Igo. Mi hai preparato un bel giocattolo quest'oggi, allestimento speciale, montate delle bellissime formula. Igo, parte la Moro Challenge, ricordiamolo, Yamaha main sponsor del campionato, ma soprattutto ha lanciato questa bellissima iniziativa, la gara nella gara. L'idea è nata con il challenge Tenere, dalle moto abbiamo portato questa idea di fare un challenge all'interno di una gara di bici. Porta i saluti Yamaha da parte nostra e da parte dell'organizzazione del TES, grazie per aver preparato la mia bici, ci vediamo dopo. Grazie a voi dell'ospitalità, a presto. Vigilare sui percorsi abbiamo il nostro caro Andrea. Fefe, questo weekend per te, per Vittorio e per tutti i bikeroni è stato veramente un weekend bello tosto. Giudice, dici un po' la tua. Grazie ovviamente per aver assistito all'organizzazione e consentire questa edizione. Ma il TES è stabile da ormai degli anni, sono riusciti comunque a risolverla già da domenica scorsa prendendo la difficile decisione di rimandarla. Oggi a sopprimere una PS, nonostante ormai erano tutti qui e volevano gareggiare a tutti i costi. Bravi a loro, bravi, e un grazie anche a voi. Grazie, un a saluto voi. Alla federazione, ci vediamo sulle PS di gara. Uno. Ale, ale, ale! Caraco! Doc, carico? Molla proprio. Cada la prima curva, sceglietevi le bite, eh. Siamo alla partenza di PS1, ci stanno le nostre bike che stanno per partire. Abbiamo qui anche la presenza di Catanzaro. Ciao, Marco, ragazzi. Buongiorno a te. Vedo qualche maglia di massa. Portiamo a casa la pellaccia.
ma portiamo a casa anche un buon risultato. Abbiamo qui anche il gruppo Fantic. Ciao. Ragazzi, benvenuti al Toscano, Ma qui abbiamo anche gli uomini di casa, bikeroni. Buongiorno, buongiorno. Siete pronti a far bella figura, ovviamente. Allora, sì, terreno umido, umido, però si prova dal tutto. Lo zoccolo duro dei bikeroni. Carissimo, ci sta salvando un po' l'acqua, bella storia. Divertiti. Questa gara è stata consentita anche grazie alla massiccia presenza della Croce Rossa, che sono venuti qui a Piombino in massa, direi, vero? Sì, abbiamo organizzato delle squadre di pronto intervento distribuite su tutto il territorio, su tutta la sentieristica più critica, in modo da garantire in tempi rapidi, estrazioni rapide. Un ringraziamento da parte di tutti i rider. Grazie a voi e a tutto il tuo. Grazie Riccardo, a te. Il veterano Bagnoli non mi scappa, Bagnoli. 10, ragazzi, siamo al decimo anno e siamo ancora qua. Decimo anno del test, ma tu ragazzo hai qualche anno in più del mondo gare, So. Sembra ieri che sera a Pisa. Le abbiamo tutte qui belle concentrate, il nostro gruppo di lady. Che coraggio, ragazze, che avete. Qui ci stanno tanti maschietti, sì, che dicevano no ma la pioggia, no ma si scivola, no ma mi sbuccio le ginocchia. Le nostre lady invece si vengono a fare una bella garetta e si divertono, com'è? Sto facendo sotto proprio. bene, tanto l'influenza c'è già prima, quindi arriveremo in fondo. Dai Nadine. Ale Nadine. Concentrata. Dai giù. Attenzione. Ale giù. Infortunato, ti sei fermato ancora prima di iniziare. La mia prima gara da spettatore. Dai. Partenza PS2 da un lato, Mushroom. Vai Baffetto. Abbiamo la partenza di due prove speciali dal medesimo punto. Concentrati, tutti infangati. Pro bike presente. Ragazzi, guardate i tempi, non vi fate fregare. Ma tutti forti, raga, ma che state a combinare? Dove vi state puntando? No, mi diverto. 3, 2, 1, vai. Siamo su PS2, aspettiamo gli ultimi 10 rider. È finita? Madonna. Ehi giù. Finito, questa è molto meglio, deve essere finita. Siamo ancora sporchi. Com'è andata sta garetta? Ma poteva andare meglio. Sono andato meglio di ieri. Gara portata a casa, va bene così. Ti sei rotolato nel fango? Sì. Per fare il belloccio con la mogliettina. Sì, dai, bene. PS1 impegnativa, le altre meglio. Presidente, ciao. Pepe, possiamo dirlo, l'abbiamo portata a casa. L'abbiamo portata a casa. Contro ogni previsione. Contro ogni previsione. Bad School, com'è andata questa garetta? Bagnata. Con un pezzo nuoto tra PS1 e PS2 poteva essere un perfetto triathlon, quindi per il prossimo anno. Brava. Sei intera ed è un risultato. Sono intera. Biondo, com'è? Sei abbastanza pulito? Bene, è stata grande soddisfazione. Sono stato in piedi, ho gestito bene. Niente male, sono divertito. Young Riders,
Come è andata? Sono toccato il PS2, me la sono fatta tutta a piedi, gambe spappolate. Tizia, ma che hai fatto? Hai messo il mascara stamattina? Pensavo in realtà di essere andato male, ho fatto parecchi errori, mi sono fermato in PS3 per sangue negli occhi, però bene, dai. Dai, falso, falso! Ancora non sai che hai fatto schifo. Non ho detto prima. No, hai fatto schifo, sei stato l'ultimo degli ultimi. Però ho messo dietro Grotti. Zitto che non te la perdono il Grotti, poi ti aspetta in spogliatoio. Era già incazzato prima. Bene, PS1 non si andava avanti sul rilancio, PS4 invece bellissima, meglio di ieri per me, molto meglio di ieri. Beh, bravo, bel piazzamento per te, bravo, bravo. Lu, com'è andata? Non ti ho beccato in giro, che hai combinato? No, non è andata per niente male. La PS4 preferivo andare un po' di più, però va bene così, le condizioni non erano delle migliori. Per la prima va benissimo. PS1 e 2 male, a te alla fine meglio, dai. Io la 1 e la 3 mi sono divertito, la 2 è un po' lenta. Bene, sull'ultima ho trovato il giusto ritmo, è andata bene. Ci andiamo a fare una doccia. Dai, bello, io amo il fango. Sono contento, peccato per l'ultima PS perché fatta senza maschera ho preso due cose negli occhi, ho perso 10 secondi circa, però mi sono divertito davvero. Complimenti agli organizzatori, ragazzi, perché fare una gara con queste condizioni climatiche ci vuole. Tommy, impressioni a caldo, appena finito la gara, come ti è andata questa gara bella tosta? Ah sì, in realtà molto meno di quello che pensavo. Sono partito un po' tutto troppo coperto, pensavo arrivasse il diluvio che avevamo previsto, invece no, e le piste hanno messo molto meglio di quanto pensavo, divertenti, però ci sta, almeno iniziamo un po' a riabituarsi al ritmo gara, sono ancora un po' lento, ma piano piano mi rimetto in forma. Il buon Braconi! Ciao! Che mi dici? Oggi è stata veramente figa, guarda, l'acqua ha svoltato un sacco, sia le PS che la gara. A me mi è piaciuta veramente tanto, mi sono divertito, abbastanza ignorante da pedalare, però in discesa era figo. Tosta! Gara veramente tosta, bella, divertente, peccato che non è caduta in PS2, però va bene. Ragazzo, qua i ragazzetti che hai cresciuto, ma veramente col cuore, ti stanno lanciando delle dure sfide ultimamente. Come gli rispondi? Ma non rispondo, va bene così ed è giusto, ed è giusto. Tu che li hai cresciuti col cuore, sei stato lì, ti hai dato le tue tecniche, i tuoi trucchetti. Come è andata sta gara? Va bene, dai, mi sono divertito, un po' fuori allenamento, bici presa 2 giorni fa. Va bene così, ci alleniamo per le prossime. Grande Nico, alla prossima. I Vaiano Bike già sono belli puliti e profumati. Io ho finito, ora vado a casa. Tosta. Tosta, prima gara con la full, ma non è andata bene. Ma va, è bene la prima, cavolo, dai. Va bene anche così, dai. Ha tirato i freni, io l'ho visto, ha tirato i freni, stava andando troppo forte, sì, giocava in casa per non far sfigurare gli altri. Infatti. Io ho visto tirare i freni, Andava bene, dai, andava bene. Per il terreno che era, abbiamo rischiato il giusto. Facciamo un brindisi. Brindisi. Allo zoccolo duro dei bacheroni. È andata bene, si è finito, gara perfetta. È andato tutto bene, anche il tempo. Come sempre, finita la gara, esce il sole e quindi... Però ci siamo divertiti. Dai, rimarrà nella storia. Ma nella storia. Sempre i soliti. Ed io che vi istigo. Com'è andata? Com'è andata? Alla grande. Bene, bene. Ma andate a donne adesso che state in tiro qui, sì, eh? Sì, che belli che siete. Quest'anno tutti a Livorno. Ok, dobbiamo fare casino.
piacere intervistare anche colui che si è portato il primo posto del test di Piombino a casa. È un ospite perché viene dalla Finlandia. Hi Tormo, how are you? Hi man, pretty good. It was a pretty interesting day on the bike. A lot of variety on the special stages. Yesterday was really wet in the practice and today was even more wet, so pretty interesting riding, a lot of hard parts, and then the pedaling on the mud was super hard, but at the end the day turned out good and came out with a victory, so couldn't be much better. Good job my friend, this is your first time on test competition, right? Yes, absolutely. Do you like this stage? I definitely like the whole vibe that the race has, all the tents and the race start and the finish line and the podium ceremony, everything is super big. And kind of gives me like a more of an international race feel. And also the special stages, there's a good variety, of course, for this race. Because of the weather, we had to cancel one stages, so that is what it is. So it was a bit of a shorter race, but if you consider all the possibilities, this was definitely a solid race. Of the next stage of test, Toscano Enduro Series. Maybe, we'll see. Thank you.